special day per la S Roma. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio è stato svelato il progetto del nuovo stadio che ospiterà le gare interne dei giallorossi a partire dalla stagione 2016-2017. 52.000 posti aumentabili, 300 milioni di euro, 2 anni per la realizzazione. Il nuovo Colosseo di acciaio e vetro nascerà a Tor di Valle, a metà strada fra il centro e l'aeroporto di Fiumicino. Tutti i dettagli dell'opera sono stati illustrati dal presidente della Roma, James Pallotta, e dall'amministratore delegato, Italo Zanzi, insieme al sindaco della capitale, Ignazio Marino, davanti a una platea di giornalisti, autorità e calciatori, fra cui Falcao, Bruno Conti, Giacomo Losi, Francesco Totti e Daniele De Rossi. Ho detto con molta chiarezza che da un lato sono orgoglioso, rappresentando le romane e i romani, di visionare, studiare questo progetto che avveniristico dal punto di vista tecnologico sarà probabilmente lo stadio più avanzato del nostro pianeta. Dall'altro noi rispetteremo diligentemente i tempi e quindi dal momento in cui ci verrà consegnato, spero prestissimo, il progetto cantierabile, in 90 giorni daremo le nostre valutazioni, ma nello stesso tempo chiediamo la stessa diligenza, qui c'è un termine quasi intraducibile negli Stati Uniti, accountability, da parte di Jim Pallotta e del suo team per quanto riguarda la realizzazione. Io davvero ci tengo a dimostrare che Roma cambia pagina e che nella stagione 2016-2017 si possa giocare in quel straordinario nuovo spazio. Accanto al nuovo stadio sorgerà una struttura di altissimo livello che ospiterà gli allenamenti della squadra. Il complesso comprenderà 2 campi regolamentari, un campo di piccole dimensioni, palestre e strutture di riabilitazione fisica, progettati per garantire al club tutti gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli. Inoltre, attorno allo stadio della Roma è prevista un'area di intrattenimento. Questo spazio sarà attivo 7 giorni su 7 e ospiterà visitatori italiani e stranieri, grazie alla presenza di numerose boutique, ristoranti e spazi per eventi. È così bello come lo avevo visto la prima volta, mi è piaciuto l'impostazione molto seria dal punto di vista del percorso individuato. Ci ho detto, ovviamente, ferma restando la passione del tifo, sono e dell'uomo di sport, adesso bisogna usare la serietà e il rigore e la diligenza per calare il progetto su quella che è una dimensione urbanistica e vederne la realizzazione concreta.